Buonasera a tutti, siamo in live. Questa volta mi ha fatto una sorpresa a casa il mio caro Mauro. Perché non ho capito che ci si doveva collegare online. Vabbè, fai niente. È arrivato qui da noi Mauro, che ha un bel progettino. Diciamo che è stata una mia idea, però poi lui l'ha accolta, ha fatto i suoi bei video, prova, eccetera, eccetera. E ce ne vuoi parlare tu, Mauro? Sì, dunque la proposta l'ha fatta lei di preparare una serie di piccoli incontri online di circa 3 minuti l'uno per riflettere su alcuni aspetti relativi a vari argomenti. Sta cercando psicologi, infermieri, professionisti di vario genere perché poi ognuno possa sviluppare il suo ambito di competenza. Io sono un terapista della riabilitazione, mi occupo di progettualità riabilitative da oltre 40 anni e quindi di questo parlerò con voi. Il nostro auspicio è che si possa interagire il più possibile, quindi noi faremo una serie di piccoli mini video, insomma, no? Piccoli spot di 3 minuti su alcuni argomenti specifici. Ma se qualcuno di voi poi vuole approfondire o interagire con noi esprimendo il proprio punto di vista, non può che arricchire e rendere più interessante questo percorso. Esatto. Oggi è la giornata internazionale delle persone con disabilità e quindi ho accolto con molto piacere l'invito di Eli quando mi ha detto che ne pensi di fare una diretta stasera, io ci picchia, cade proprio, no? A Come fagiolo. assolutamente sì, la ciliegina sulla torta. Mia pecca, non mi ricordavo questo elemento. Oh, è tutto il giorno che i politici da Mattarella in giù si riempiono la bocca di belle parole, di buoni propositi, ed è veramente la saga del cinismo e della crudeltà, perché le persone con disabilità oggi, nonostante ci siano delle leggi internazionali, nazionali e regionali che le tutelano e se venissero applicate, non dico al 100%, ma al 50%, le persone con disabilità sarebbero coccolate e le loro famiglie sarebbero sollevate dal pesante carico che hanno di gestire delle situazioni a loro sconosciute completamente da soli. E mentre normalmente le mamme di bambini senza problemi si confrontano tra loro su come poter migliorare il rapporto genitore-figlio. Nelle famiglie con persone con disabilità tutto questo è estremamente complesso perché per un motivo semplice, che la disabilità non esiste. Non esiste una generalizzazione di questo concetto. Ma non esiste neanche una normalizzazione di questo concetto. Non esiste neanche tantomeno una normalizzazione perché il diverso è diverso e diverso deve restare, insomma, questo è abbastanza acclarato, nel senso che una persona che non risponde al dei canoni di produttività e non è sfruttabile nell'arco di vita lavorativa non è interessante, no? Perché la nostra società ormai ti valuta in base a quello che tu puoi rendere in termini proprio di economici, no? Quindi dappertutto questo lo vediamo, fin da bambini ci insegnano il consumismo, fin da bambini vai a cercare il capo firmato, vai a cercare fino al paradosso del diritto alla bellezza della moglie del politico che sfruttava i migranti e che è di questi giorni la storia. No, cioè, va bene, il diritto alla bellezza c'è. Ma non Allo brava, sfruttamento. facendo i soldi e curando la tua bellezza, massacrando decine e decine di persone dal punto di vista economico. Quindi, in queste distorsioni etiche, morali, culturali, noi siamo immersi da ormai troppo tempo. Le persone con disabilità oggi hanno delle leggi, ripeto, che se fossero applicate anche solo al 50%, Sarebbe già li abbastanza. farebbero assolutamente emancipare. E leggi che noi siamo abituati a vedere la legge come norma e sanzione. Non è così. In Vero. realtà la legge è
ha tutta una premessa, un cappello iniziale, un impianto culturale che dice: in questo paese, in questo periodo storico, economico, politico, eccetera, il livello culturale rispetto a questa tematica è questo. Quindi normiamo questa, discipliniamo questa cosa e facciamo in modo che tutti i cittadini possano contribuire alla realizzazione di questa progettualità. Questa è la legge. Poi gli articoli di legge sono diritti e doveri. Quindi quello che è Partendo dalla giusto. Costituzione. Sì, le leggi dovrebbero essere tutte coerenti con la Costituzione, anche se poi è da vedere questo se sempre sono così, perché alcuni provvedimenti presi negli ultimi anni sono assolutamente anticostituzionali. Comunque, questo Esatto. è un Questo è altro un altro tema, discorso. poi magari l'apriamo in un'altra E sede. magari se ne parlerà un avvocato, sarà anche meglio. E ora, quello che a me interessa è invece dire: smettiamola di parlare di disabilità in generale. E perché le persone con disabilità, per definizione, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, sono persone con disabilità motoria, persone con disabilità cognitiva, persone con disabilità sensoriale, persone con disabilità psichiatrica, persone con disabilità miste. Quindi definire l'ambito di disabilità serve per capire che quella persona ha esigenze speciali. E quindi E che tipo di esigenze speciali ha? Ma non esattamente. è per incentivare una qualche forma di discriminazione nei suoi riguardi, direi. Assolutamente. Mentre nel vissuto generale, nel vissuto normale, collettivo, è proprio quello che dice Eli, cioè è una etichetta, uno stigma per discriminare, diversificare e eliminare il problema. Eliminare il problema vuol dire non farsene carico, vuol dire non sono io che me ne devo occupare, c'è l'area specialistica. Per fortuna certe Poi area aree, specialisti, vabbè. specialistiche sono state chiuse come i manicomi, ma sono ancora aperti i centri diurni, i centri solo per disabili, i centri solo per anziani, le RSA, e tutte le strutture che definiscono per fasce di patologia o fasce di età. Tutto questo è una forma di ghettizzazione, quindi noi dobbiamo cominciare a pensare alla persona, punto. Poi che quella persona abbia dei problemi, vanno affrontati i problemi. Un po' come un giovane militante sportivo che scoppia di salute, va a sciare e si rompe il ginocchio, per qualche mese. Per rimetterlo a posto il ginocchio, tocca vedere se troviamo un medico buono, ma questo è un altro discorso. Che potrebbe restare parzialmente invalido per tutta la vita se incontra la persona Se sbagliata, incontra il macellaio di giustamente. turno, sì. Se Esatto. incontra la persona giusta, con 3-4 mesi torna a posto, d'accordo? Però in quei 3-4 mesi non è più il giovane militante sportivo in perfette condizioni psicofisiche, è un disabile. È una persona che ha una disabilità transitoria, non può Esatto. fare tutta una serie di cose che prima faceva. Tornerà a farle, uno si augura, nel minor tempo possibile. Ma per quella fascia, per quel periodo della sua vita, lui ha vissuto una dimensione di disabilità. Quindi, parlare di disabilità cognitiva, ad esempio, è estremamente sbagliato, perché ci sono persone con disabilità cognitiva lievissime, persone con disabilità cognitiva media, persone con disabilità cognitiva grave. Persone con disabilità cognitiva gravissime. Abbiamo un ospite. C'è un canuccio molto affettuoso che vuole le coccole, io gliele faccio. Abbiamo un ospite ulteriore oggi live, c'è anche Terry. Diciamo. Bene, dicevamo quindi che non è possibile, non è giusto parlare di disabilità cognitiva trattando tutti allo stesso modo. Qui si tratta allo stesso modo la persona con disabilità cognitiva gravissima e la persona con disabilità cognitiva lievissima. Questo che cosa comporta? Che le persone con disabilità cognitiva lieve, lievissima, lieve o media, gli vengono precluse. No, sto salutando Fina. Ciao Fina, buonasera a te. Oh, che bello trovarti su Twitch. Poi dopo ti metto il segui.
Ok, no, scusa, vai. No, nel senso, Sembravo matto, lo so, grazie. l'accoglienza è fondamentale. Assolutamente. Benvenuta, non ci conosciamo. Lui è il dottor Mauro Rizzetto, lei è Fina, una ragazza che ha lavorato anche con il Covid nelle sezioni speciali del 1500, non so se tu le conosci, per fare le presentazioni. Benissimo. Perfetto, quindi dicevamo, vengono precluse alle persone con disabilità lieve, lievissima, lieve o media, le possibilità che loro hanno. Vengono precluse perché vengono trattati come gravi gravissimi, mentre il grave gravissimo non può fare dei percorsi di formazione professionale di un certo tipo, non può essere impiegato su mansioni di un certo tipo, magari non è proprio in grado di lavorare, di apprendere di lavorare, le persone con disabilità cognitiva lievissima, lieve o media, possono assolutamente farlo. Ma Esatto. la burocrazia, ancorata a concetti di generalizzazione, quindi di stigmatizzazione, glielo impedisco. Esatto. Quindi, sì, prego. Ma domanda, Mauro, una domanda tra virgolette stupida. Tu hai intenzione di parlare anche di discriminazione correlata alla disabilità, ma non solo. E ne hai fatto un video che pubblicheremo. I video di Mauro andranno pubblicati tutti i martedì, un martedì sì e un martedì no. Quindi martedì sì, un martedì no, e ci sarà la sua playlist sia all'interno del canale TikTok sia all'interno del canale YouTube. Quindi se cercherete tra una settimana il primo video di Mauro lo troverete. Ok? Questo è per dare un'info sui prossimi, diciamo, i video pubblicati, ecco, diciamo così. Mauro verrà pubblicato martedì sì e un martedì no. Ovviamente quindi farà una somma di due video al mese, che sarà quello che riuscirà a supportare, secondo me. Scherzo. Allora, Mauro, tu parlavi di diciamo, discriminazione e delle discriminazioni multiple. Ci puoi fare una sorta di piccolo quadro in merito alla discriminazione molteplice, cioè quando si ha quando ha luogo una discriminazione per più fattori e perché una persona potrebbe accadere che non se ne renda neanche conto. Ora, il concetto di discriminazione multipla è legato alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. La Convenzione ONU è stata redatta con il contributo di persone con disabilità, in particolare motoria, che fanno parte di grandi associazioni nazionali, italiane e estere. Si sono incontrati e loro, da protagonisti, hanno detto: questi sono i nostri bisogni. Queste sono le soluzioni possibili. Quindi non è stata fatta dai soliti tromboni, professori saccenti che sanno tutto di tutti, tutto quello che va fatto e non va fatto, e poi alla fine propongono cose allucinanti, che sono In tutti i completamente sensi. staccate dalla realtà. Sono proprio nate queste istanze, le proposte e gli articoli di legge, perché poi la convenzione del 2006 è stata recepita in Italia, nel 2009 è diventata legge dello Stato italiano, e attenzione, non è che abbiano riproposto, hanno preso e hanno trasformato in legge tutti gli articoli della convenzione, no? Quindi proprio è stata recepita L'hanno proprio integralmente. assorbita. Ora Ok. lì si cominciava a riflettere, per esempio, all'interno del mondo delle persone con disabilità ci sono alcuni che sono più discriminati di altri. Una persona che sta su una sedia a rotelle, che ha delle disabilità motorie, ma che ha buone capacità cognitive e relazionali, se lo insulti o lo offendi, adesso si incazza. Cioè, prima subivano perché stavano chiusi negli istituti, chiusi nei manicomi, chiusi, chiusi, chiusi. Adesso che sono persone che hanno conquistato degli spazi di agibilità nella vita quotidiana, sì, giustamente si sanno ribellare e sanno far valere i propri diritti. Loro stessi hanno detto: sì, ma le persone con disabilità cognitive sono quelle che anche noi vediamo discriminare e subire delle vere e proprie violenze, delle prepotenze, delle violenze, delle angherie, senza la possibilità di difendersi. Quindi sono ancora più fragili. E quindi c'è tutta, diciamo, una osservazione e un'analisi sulle persone con disabilità cognitive,
E le persone con disabilità sensoriali, anche i non vedenti, subiscono delle sistematiche violenze e discriminazioni, anche semplicemente noi viviamo a Rieti. A Rieti ci sono dei percorsi che sono stati studiati e realizzati, quelle le guide a terra, per in particolare un non vedente che ha rotto le scatole perché doveva andare al lavoro e non era possibile che i genitori lo dovessero accompagnare sempre per andare a prendere il treno. Esatto. Su quei percorsi che vanno da casa sua alla stazione ci parcheggiano le macchine, ci Moto parcheggiano i civile. motorini. Quando lui chiama i vigili urbani, cose di recenti, di poco tempo fa, i vigili urbani dicono: ma queste sono sbiadite queste strisce pedonali, Quindi? quindi non possiamo elevare la contravvenzione perché l'utente non le vede bene, no? E quindi non sanzionano l'utente che ha parcheggiato sulle strisce sopra le strisce guida della persona cieca, perché gli amministratori di quel comune non hanno fatto ridipingere le strisce. Quindi vi rendete conto che è tutto un sistema che non funziona? È un sistema che danneggia il cittadino e si autodifende. È vero, concordo in pieno. Quindi, Ma sì. parlando dello specifico, una donna, quindi ti sto facendo un esempio un pochettino incentrato anche per farci capire da loro, una donna Sì, di colore incinta, esatto. quanti tipi di discriminazioni potrebbe subire? Ecco, Totò diceva è la somma che fa il totale, sommatele Esatto. voi. Sommatele voi perché viene discriminata la persona con disabilità, viene discriminata la donna, come diceva. Ho detto tre discriminazioni in Esatto, una. ma Assorbite, ragazzi. Esatto. viene discriminato lo straniero, viene discriminato il povero. Esatto. Viene discriminato quello che ha orientamenti o scelte sessuali diverse. E per orientamenti si intende una persona gay. Scelte si intende altra cosa. Altrimenti qua mi attaccano per la comunità LGBT, pensa che sia una scelta. Non è una scelta. Sì, ma questa poi è una È cosa una peculiarità che mia. sicuramente Eli saprà chiarire meglio e sta meglio dentro questo tipo di problematiche. Quindi e assubisce, può subire una discriminazione. Oggi parlavano delle persone, delle donne con disabilità che subiscono violenza. Ecco, appunto. Quindi parlavano proprio di questo e dicevano: sono doppiamente discriminate. Io dico di più, perché se lei è straniera, è discriminata 3 volte, cioè tre elementi di discriminazione. Se ha una, diciamo, attività, una vita sessuale diversa dalla norma, è fortemente discriminata. Se è povera, è fortemente discriminata. Quindi le discriminazioni sono multiple. Il problema fondamentale è che in una società come la nostra, dove l'arrampicata sociale è l'obiettivo comune, e chi non si vuole arrampicare viene fatto fuori perché è proprio La sulla. famosa serie "O mangio o sei mangiato". Esatto. Sono stati completamente dimenticati e vengono sistematicamente violati i diritti umani. Noi siamo qui a fare tante filippiche sull'Iran perché viola i diritti umani, ma non è che gli Stati Uniti, l'Italia o l'Europa siano molto migliori di loro, no? Esatto. Sostanzialmente. Cioè, perché noi abbiamo una finta democrazia che però dove i diritti non li puoi agire. L'agibilità del diritto è legata alle condizioni economiche. Se sei molto ricco, puoi rivendicare dei diritti e avere la soddisfazione, quindi vincere le cause. Se non hai i soldi per andare in causa, tu hai già perso in partenza. Meglio proprio non la fai, no? Anche se hai le condizioni economiche per avere l'avvocato con il patrocinio gratuito, In alcuni perché. casi sì, ma non in tutti, è quello il problema Ma anche. non solo, ma poi stava parlando del medico della mutua, quella classica, cioè uno Esatto. diceva il medico della mutua è quello che vale di meno del medico privato perché lì lavora male e lavora bene, poi nella clinica privata o nel centro Esatto. privato dove va a pagamento. Questa cosa noi la vediamo ogni giorno, liste d'attesa improponibili, Tipo un impossibili. anno d'attesa per una visita, o anche più di un Esatto. anno di attesa per una visita, se chiedi l'intramenia.
con i soldi, il giorno dopo ce l'hai con lo stesso medico, lo stesso strumento, nello stesso identico Esattamente, l'infermeria è l'attività privata all'interno della struttura pubblica prevista e consentita per legge, ma ancora di più se non riesci ad andare in intramenia, il giorno dopo o 2 giorni dopo vai al centro privato dove rispetto agli 80 euro dell'intramenia ti chiedono 120-150 euro, ma la visita la fai, gli accertamenti li fai. Quindi Esatto. chi non ha i soldi viene discriminato anche in questo senso, perché uno ricco probabilmente non gli pesa 100, spendere 120-150 euro per una visita, ma uno che magari sta lì con il reddito di cittadinanza, spiegatemi come diavolo fa a pagarsi 150 euro una visita che magari è Piccola nota a fondamentale. margine. Il lavoro per le persone con disabilità. Io ho fatto caso, Mauro, ho ricevuto delle segnalazioni barra denunce di persone che hanno detto che ci sono posti dove diciamo, gli imprenditori, i capi delle ditte, preferiscono pagare una tot cifra alla regione piuttosto che assumere delle persone con disabilità. Assolutamente sì, sono delle multe talmente piccole che l'imprenditore che viola la normativa che su un certo numero di dipendenti ci devono essere un certo numero di persone con disabilità assunte, cioè assunte dalle liste speciali, no? Alle quali loro, al collocamento, alle quali si iscrivono, preferiscono pagare la multa pur di non avere la persona con disabilità, che sconvolgerebbe i loro programmi di lavoro, l'organizzazione del lavoro. Considerate che in genere chi oggi offre il lavoro, sempre tornando al discorso della produttività di prima, tende a farti lavorare quasi a livello di cottimista, cioè tu devi dare il Esatto. massimo col minimo del salario, no? Col minimo della retribuzione. Se non ti sta bene, te ne vai. Tanto c'è Un'altra sta qualche un altro cacciata per disperazione. assolutamente. Un'altra cosa veramente ridicola è il fatto che oggi dicano sono aumentati notevolmente le assunzioni a tempo indeterminato. Ma dove? In Italia c'è un aumento, è stato dichiarato. Allora, parliamoci chiaro. Eccolo! Ah, ciao, Ci è bello. venuto l'ospite, è arrivato alla fine. Dai, vai in Prima, bravo. quando si parlava di tempo indeterminato, si intendeva mi assumono e arrivo alla pensione, tutti i dipendenti pubblici, tutti i dipendenti privati. Con l'abolizione dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, E sappiamo di chi è la colpa, non lo nominiamo nemmeno. è ridicolo parlare di tempo determinato o di tempo indeterminato, anzi è più garantito chi ha un tempo determinato, perché se ha 6 mesi almeno sa che 6 mesi sta sul posto di lavoro. Perché ormai chi sta a tempo indeterminato è vero che potrebbe anche e continuare a lavorare fino alla pensione, ma è vero anche che dopo una settimana può essere cacciato via, perché il tempo Esattamente. non è determinato, è indeterminato. Quindi hanno stravolto completamente con l'abolizione di fatto dello statuto dei lavoratori, con la connivenza dei sindacati, hanno completamente stravolto il senso di questa cosa, così come hanno stravolto il senso e i contenuti delle parole e dei concetti relativi a tutto, anche alla disabilità, per esempio. Una curiosità è che se parli di handicappato lo associ ad un evento, ad uno svantaggio, ad una persona che ha delle difficoltà. E questa è una cosa che spiegate, la spiegherai meglio nel video. Ah, benissimo, allora Lasciamo un po' un di po' di suspense. sospense, bravissimo. Andiamo avanti. C'è Fina che ti chiede, ma chi lo dice quel dato che stavi dicendo prima in merito all'aumento delle assunzioni? Immagino. Immagino, eh. Sul telegiornale o ieri o l'altro ieri hanno dato una certa percentuale. Pensa che Oh, attendibilità. ora, Comunque andiamo. ma assolutamente, ma è tutto ridicolo, perché la stampa è una stampa di regime in Italia. Noi non abbiamo una stampa libera, è una stampa che è fortemente condizionata. Beh, vedete il periodo del Covid, come hanno martellato e hanno fatto terrorismo psicologico, perché dovevano fare pressioni, perché i cittadini dovevano liberamente scegliere di andarsi a vaccinare. Se non lo facevano, non potevano lavorare, non potevano uscire di casa, non potevano vivere, d'accordo? Quindi questo concetto di libera scelta è un po' strano,
Perché se tu mi dai la possibilità di scegliere liberamente, mi lasci poi andare a lavorare, mi lasci uscire, mi lasci vivere normalmente, no? Altrimenti Ma è un infatti, obbligo, è una costrizione. secondo me era meglio che mettevano subito l'obbligo, così pace fatta. Però Ma non l'avrebbero potuto mettere. l'obbligo avrebbe implicato un'assunzione di responsabilità da parte dello Stato e tutte le reazioni avverse, tutte le cardiopatie che adesso stanno emergendo, tutti gli ictus che ci sono stati, li avrebbero dovuti risarcire. Invece in questo modo, prima devi riuscire a ricondurli al vaccino. Una volta che sei riuscito a ricondurli al vaccino, devi dimostrare la causa effetto e forse se c'hai un avvocato bravo e c'hai tanti soldi per pagare questo bravissimo avvocato, forse prima che muori, avrai un risarcimento. Vabbè, un po' come quando che fai causa perché ti hanno detto delle oscenità su un social, non vado a dire quale, perché ci stiamo facendo una diretta adesso. Adesso indovinate se Twitch o Facebook. Indovinate. Allora, e ti dice qualcuno, se sei pedofilo, appiccati. Così, oltre che la calunnia, anche l'istigazione al suicidio. Questa persona condannata, così, tanto per. Andiamo avanti. Benissimo, ma queste sono cose tecnologiche. Io sono un animale poco tecnologico, quindi Animale poco, essere. poco, devo dire una cosa, animale poco tecnologico che però si sta Beh, modernizzando, devo grazie a dire. maestri come Eli, poi Grazie. qualcosa si impara anche Grazie. nonostante l'età e i limiti personali. Grazie, Doc, grazie. Allora, io Benissimo. chiamo lui Mauro perché ci conosciamo da, La vita. non diciamo quando, altrimenti scopre di essere vecchio. Andiamo avanti. Quindi noi ci conosciamo da tantissimi anni, circa, penso 15-18 più o meno. Penso più o Ma meno. guarda, 15-18, sì. Noi ci conosciamo da diverso tempo perché lui mi è stato talmente tanto vicino per una serie di cose mie personali. E mi ha fatto capire anche di diverse cose. Poi io con lui ci litigo qualche volta, ma quello è un altro discorso. È giusto che sia così, altrimenti. Quello è un altro discorso. Però come persona, come professionista, è veramente una bravissima persona. Non lo chiamo dottore perché conoscendolo da tantissimi anni, avendolo sempre chiamato Mauro, mi suona un po' come presa in giro, solo per quello. Perché in realtà quando io ho conosciuto Mauro, Mauro era sporco di fango dietro a un cavallo. Non me lo scorderò mai questo. Che Mauro, lo so che quando si parla di cavalli tu hai un po' la vena malinconica perché hai perso i tuoi per colpa di una giunta comunale molto, molto Per la politica. per colpa della politica, diciamo così. Però io vorrei parlare di una cosa particolare, vale a dire, mi va di parlare della cosa, della storia di. Della bellissima cucciolotta di cavallo che hai avuto per qualche tempo e che tutti ti avevano spinto in un certo senso ad abbattere, ma che tu non l'hai fatto perché sappiamo il motivo. Mi andava di parlare un attimo di questa meravigliosa creatura a cui ero molto affezionato e che anche lui e anche lei era molto affezionata a me. Quindi ti va di dirci un pochettino qualcosa su Sì, questa bellissima cavallina? inquadriamo il contesto. Noi avevamo aperto un'attività con gli animali, cavalli, asini, cani e altri animali d'affezione, da cortile sostanzialmente, conigli e altro. Dei E bellissimi asini, prendete nota. asini. Ed eravamo riusciti nel tempo a costruire un modello di comunità educante. È inclusiva. Esattamente, dove chiunque veniva da noi apprendeva una serie di cose e spesso ad insegnarle era chi aveva più esperienza, indipendentemente dal titolo o dall'età. Quindi noi avevamo degli adolescenti che accettavano, magari a 16 anni, di essere di ricevere spiegazioni su cose da uno di 13-14 anni. Normalmente l'orgoglio in quella fascia d'età li porta a dire: ma chi sei tu, no? Che vuoi capire? Il maestro è una cosa, ma tu non sei, no? Sei più piccolo, quindi. Invece lì c'era un grande rispetto reciproco basato sulle competenze, esattamente l'opposto di quello che viviamo nella nostra società, dove conta chi sta lì per la politica, chi sta lì per le bustarelle, chi sta là per la mafiosità. Ora, Esatto.
E quindi eravamo riusciti a creare questo modello, quindi avevamo proprio una bella comunità di animali e di umani che interagivano tra di Che ogni tanto loro. si interscambiavano con loro, però non è, cioè, quella è un'altra cosa, quello è un altro dettaglio tecnico. No, diciamo che tu per avere un buon rapporto con l'animale devi costruire una relazione con l'animale, esattamente Esatto. come fai con le persone. Non puoi costruire un buon rapporto con il cane se non pensi cane. Non puoi instaurare un buon rapporto col cavallo se non pensi cavallo. Non puoi instaurare un buon rapporto con l'asino se non pensi asino. Quindi i nostri allievi dovevano imparare l'etologia animale e poi la psicologia animale, cioè l'etologia è l'osservazione dell'animale in natura e noi li tenevamo liberi in un ettaro di terreno recintato, ma assolutamente in branco perché sono animali da branco e da prateria. E ci hanno fatto costruire gli animalisti le cucce per i nostri cani che erano tutti derivati pastori abruzzesi e maremmani, e durante una forte nevicata questi la cuccia non l'hanno mai vista, stavano in mezzo al campo, no? In mezzo alla neve. Quindi per dire, no, quanto poi quando si parla di animali e di animalismo bisognerebbe conoscere la specie animale di cui si parla, insomma, e le Esatto. esigenze che quella. Comunque la cuccia sta là ed è rimasta là ed era decorativa. Sì, era molto decorativa, visto che non ci stavano mai. Oh, quindi con questa modalità, dove lì ognuno trovava spazio, nessuno giudicava nessun altro, c'era questo scambio continuo dove noi abbiamo verificato che un conto è che l'adulto che insegna al piccolo e un conto è che tra di loro si insegnano le cose. Viene amplificata l'efficacia perché tra di loro si capiscono meglio, usano dei linguaggi anche non verbali, ai quali sono abituati. Magari certe terminologie, certo modo di comunicare, noi che ormai abbiamo una certa età non ce l'abbiamo, non siamo aggiornati come loro che magari sono quindicenni, un sessantenne non può, oh ciao bella raga, cioè, diventa patetico, no? Ecco, Per diventa. una volta ti ho visto dire ciao raga, qualcosa di questo genere qua. Infatti ho detto, che è successo? Da Probabilmente. posto, ma Eravamo coinvolti in un momento di scambio giovanile. no, quello sì, ma io mi Sì. ricordo quel gioco con i, diciamo, i cosini di legno, la torre di legno, io così la chiamavo, dove tu dovevi tirare fuori il pezzo e non farla cadere la torre, no? Oh, ci ha battuto un ragazzino di 8 anni, no? Dico. Esattamente, anche perché i giochi che facevamo erano tutti giochi non competitivi e quindi c'era più la tendenza ad aiutare l'altro se stava in difficoltà piuttosto che non abbatterlo perché Non un c'era un elemento di concorrente, un rivale, un competizione. nemico, insomma, non c'erano conflittualità legate Alla all'agonismo, alla competizione. competizione, esatto. Anche se tu hai fatto parte di quel mondo, no, Mauro? Perché con Io ho la fatto. questione della riabilitazione hai fatto parte pure di quel mondo. Io Mondo tra virgolette, ovviamente. ho fatto anche l'allenatore e il responsabile per una organizzazione, allenatore della Feder Disabili, che adesso è il parasport, no? C'è Le Paralimpiadi. esatto, è tutta l'area parasportiva del CONI. E poi c'era un'organizzazione specializzata sulla disabilità cognitiva, del quale ho fatto anche il responsabile nazionale di equitazione e sono andato a Shanghai con i ragazzi, insomma abbiamo fatto anche Ha viaggiato, Mauro? Non sembra, ma ha viaggiato. delle cose molto importanti, però alla fine sono rimasto nauseato quando alla fine dei conti abbiamo visto che lo sport agonistico provoca dei danni notevoli, Grazie, presente. li provoca le persone senza problemi. Quelli che hanno dei problemi e cercano il riscatto attraverso l'agonismo si finiscono di massacrare e lì si rovinano intere famiglie, al punto che un ragazzo che con disabilità cognitiva che aveva vinto la medaglia d'oro ai giochi nazionali di questa organizzazione è tornato nel paese e ha tirato questa medaglia in faccia al sindaco dicendo: tu sei un infame, io sono così potente che vinco l'oro ai nazionali, ai giochi nazionali, e tu non mi trovi lavoro. Per farvi capire quanto questa esperienza lo abbia staccato dalla realtà e quanti danni gli abbia potuto fare in termini psichiatrici, psicologici e relazionali. Quindi a questo Esatto. punto, dato che
la dichiarazione pubblica era inclusiva e tendente a creare autonomia negli allievi, nella realtà era esclusiva e tendeva a creare dipendenza degli allievi dai coach, dai loro allenatori, e io me ne sono andato. Ma me ne sono andato così da tante altre situazioni, perché laddove non si riusciva a vedere uno spiraglio di cambiamento, che ci stai a fare dentro una situazione che non condividi? E alla fine, Assolutamente. nel corso degli anni, sono riuscito a realizzare questo modello che, di cui Eli vi ha parlato. Un giorno noi abbiamo preso un cavallo, si chiamava Fulmine, Bellissimo, bellissimo quel cavallo. un puledro. Però scusa, senza offesa, Fulmine era bellissimo, ma Stellina era meglio. Sarà che l'ho, come si suol dire, ho cavalcato per un attimo con lei, sarà che ho sentito proprio il contatto con lei, non so come dirti, ma penso che tu lo Certo, sai. Stando sopra il cavallo è come se tu la sentissi lo che devi. comunica con te, Comunichi col corpo, quindi quindi. automaticamente per me Stellina rimane Stellina, assolutamente Assolutamente. sì. Quindi, a proposito di Stellina, che era una derivata velignese, una cavallina che noi avevamo, ci avevano regalato. Pensate, Stellina ce l'hanno regalata perché riempiva di calci la proprietaria quando entrava nel box. Da noi non ha mai dato un calcio a nessuno. Dirne E una. Fulmine, vado a prendere delle somare, delle asine da un mio amico che si era fatto un ictus, non le poteva più tenere, e mi dice: guarda che peccato quel puledro, guarda quanto è bello, non ha neanche 2 anni, c'ha un anno e mezzo, sabato va via. Dico: dove va? Va al macello. Io sei matto, come va al macello? Un cavallo bellissimo, perché io non ce la faccio a tenerlo, dico, non te lo prendo io. L'ho preso. E il cavallo appena è arrivato da noi, teniamo tutti gli animali in branco, liberi, è sceso dal van e immediatamente ha puntato a Stella e l'ha fulminata, nel senso che 11 mesi dopo è nata una cavallina. Bellissima. Ora, noi 11 mesi dopo arriviamo lì la mattina e troviamo, perché loro facevano il parto naturale stando in branco, erano proprio, vivevano come deve vivere in natura un Come se cavallo. fossero stati liberi in un certo senso. Era semibrada, infatti, Esatto. si chiamava allevamento semibrado, in semilibertà. E semilibertà perché era un recinto, quindi non erano liberi, se no li Chissà avremmo trovati da chissà dove. E, quindi troviamo questa cavallina. Vediamo che la mamma la spingeva verso la mammella, verso il posteriore, e lei non reagiva. E la mamma ci guarda in modo proprio interrogativo, come. Perché? Esatto, era proprio un modo strano di guardarci. Stella era sempre molto gelosa delle sue parti intime, se la toccava nelle parti intime calciava, ma era l'unica situazione in cui lei si difendeva a calci. E io chiamo il veterinario, dico: guarda, c'ho gli occhi rossi, sta cavallina è magra magra, dice: guarda, devi fargli prendere il colostro subito, se no. Può non sopravvivere, perché il colostro è il primo latte che è pieno di anticorpi, no? Ed è essenziale per lo sviluppo dell'animale, ma anche dell'umano. Dico: come faccio? Devi mungere la madre. Mungo la madre, dico che la ammazza dei calci. Dice: guarda, fai come ti pare, fagli bere il colostro. Se no. Perché lì prendiamo un po' di coraggio. Io e la collaboratrice, che insieme a me aveva realizzato tutta questa bella situazione, mungo Stella, e quindi col Che in realtà non latte. ti ha scacciato neanche una volta. No, 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 mi guardava proprio come dire: fai bene, capito? Cioè, adesso Vai! sembra da pazzi questa cosa, ma veramente non si è mossa, si è fatta mungere. Io con la mano ho dato il latte, ho fatto prendere il latte a Siria, la cavallina. E Siria poi, avendo bagnato le mammelle della mamma con latte e ha seguito l'odore del latte sulla mano, piano piano ha trovato la Il mammella contatto con la mamma. e ha cominciato a succhiare da sola. Cioè, quindi, una volta che ha associato l'odore alla mammella, poi la trovava da sola e ha cominciato a nutrirsi. Quando è stato ora, dopo un anno, si registrano i cavalli, è obbligatorio registrarli alla ASL perché risulta allevamento, eccetera. Il veterinario della ASL mi dice: ma questa è cieca? Dico: sì, beh, grazie, lo vedo che è cieca. Bonjour! Considerate che noi intanto in tutto quell'anno l'abbiamo riempita di coccole, lei rispondeva alla voce, ci veniva a cercare. Tutti i cavalli l'hanno inclusa, la sostenevano, la proteggevano,
Aveva cose. imparato dove stava il limite del bordo del maneggio, diciamo così. Dove stava l'acqua, dove stava il fieno, capito? E andava autonomamente a bere, a mangiare, e se aveva un problema, gli altri cavalli l'aiutavano. Detta così, dice: questo è matto, e bisogna solo farle queste esperienze. Bisogna Esatto. creare le condizioni e viverle, perché altrimenti non ci si crede. Comunque, questa cavallina, il mio veterinario dice: che vuoi fare? Il veterinario dell'ASL propone di abbatterla. Dico: scusate, ma per quale motivo bisogna abbatterla? Perché è cieca. Dico: vabbè, mo i ciechi vanno abbattuti. Non ho capito il principio. Il mio veterinario dice: guarda, di cavalli adulti che diventano ciechi ne abbiamo esperienza, di cavalli che nascano ciechi non abbiamo esperienza perché li abbattono. Dico: vabbè, interessante questa cosa. Dico: qua Sparta c'ha la rupe tarpea, no? Dico: quindi la dobbiamo sopprimere perché non è valida. Dico: non mi piace. Cioè, in un centro dove noi facciamo dell'inclusività il principio fondamentale e dove tutti hanno diritto a trovare il loro spazio, io faccio uccidere una cavallina perché è cieca. Che pericolo possiamo correre? Dice: beh, lei, che pericolo può correre se viene aggredita da qualche selvatico? Dico: scusa, stai in un recinto, come vi è aggredita dal selvatico? Come entra un selvatico nel recinto? Non ci può entrare. Se stava in montagna, ci credo, i lupi la potevano mangiare. Allora escludiamo questo fattore di rischio. Quali altri fattori di rischio ci stanno? Beh, nessuno a questo punto. Benissimo. E allora ho preteso che il veterinario dell'ASL me la registrasse. Lui fino all'ultimo: ma butti i soldi. Alla fine mi sono un pochino Oh, ma al risentito massimo, e gli ho scusa se te detto: lo dico, tanto lo so che gli hai risposto così, ormai un pochettino te conosco. Oh, i soldi sono i miei, giusto? Esattamente, esattamente. Dico: scusa, decido io che farci con i soldi miei, me la devi registrare, punto. L'hanno registrata, noi piano piano l'abbiamo addestrata. Il nostro è sempre stato un addestramento etologico, cioè quindi che teneva conto della struttura di personalità del singolo soggetto, ed è sempre stato un addestramento basato sull'invito a giocare. L'invito a giocare, molti premi, no? Quindi un condizionamento Ma operante. il bello di tutta questa situa è che io, non tantissimo, ma temevo il cavallo. Lui questo lo sa, eh. Però stronzo, scusa se te lo dico mo' pa' allora, è arrivato un giorno e mi fa: vuoi salire? Davanti a tutti. E io: Mauro, lo sai che c'è? Dai, che c'hai paura? E mi ha fregato. Però devo dire che bellissima esperienza. Poi con Stellina, veramente una cavallina dolcissima. Infatti io ho Mauro, forse questo non se lo ricorda, questo piccolo dettaglio, ma quando ho fatto a salire momenti mi casco dall'altro lato, questa te la ricordavi? Che momenti L'entusiasmo. Lei ha comunque. detto due cose molto, molto carine, che sono che avevamo creato le condizioni per cui quell'evento potesse essere fattibile. Non Assolutamente. abbiamo forzato, abbiamo proposto. Quindi era quello il nostro stile. Cioè, noi facciamo delle proposte, se venivano accettate bene, se non venivano accettate va bene uguale, tanto non è che cambia la Esatto. qualità della nostra vita se uno va a cavallo o no, no, Esatto. cambierà semmai la sua. E l'altra cosa è: hai paura, nel senso che in tutti i campi, in particolare nell'equitazione, la paura è un tabù. Quindi negare la paura è una grandissima boiata, perché chi non ha paura è uno Uno stupido. irresponsabile, un irresponsabile, pericoloso, uno che non ha paura. La paura ci deve essere sempre, specialmente sugli sport considerati ad alto rischio, come è l'equitazione, l'alpinismo o altri sport di questo tipo. Quindi noi della paura ne parlavamo. Cioè, se hai paura, è giusto che tu abbia paura, però vediamo cosa ti fa paura in questo momento e come fare per superarla. Quindi noi avevamo avuto una serie di misure di sicurezza, tutte basate sulla relazione con l'animale. Considerate che i nostri cavalli a 20 metri di distanza, gli dicevi passo, andavano a passo, trotto, trotto, galoppo, galoppo, alto era alto. Quindi obbedivano alla voce a distanza, quindi erano assolutamente in sintonia con i nostri tecnici. E questo dava una grande garanzia, perché ci permetteva di giocare su diversi livelli di abilità, nel senso che Vero. nel momento in cui il cavaliere non era in grado di fare una prestazione adeguata e ottenere una risposta adeguata, noi agendo sul cavallo con la voce a distanza gliela facevamo diventare efficace.
lui non se ne accorgeva, era convinto che era lui. Piano piano si esercitava fino a che non diventava efficace. A quel punto noi riducevamo gli stimoli sul cavallo, lasciavamo più autonomia al cavaliere che cresceva in questo senso. Quindi abbiamo sempre fatto una triangolazione, perché questo il Bellissimo, tra rapporto con l'altro. gli animali ci permette di fare, ma anche la pet therapy, chi la sa fare, triangola col cane, non si sostituisce al cane e non si sostituisce all'umano, no? Cioè, quindi noi l'interventismo per noi è una delle peggio cose, perché Ma anche per voi l'assistenzialismo non era l'assistenzialismo la cosa da non lo fare. consideriamo proprio, Esatto, l'assistenzialismo non l'abbiamo esatto. mai preso in considerazione. Però alla fine mi ricordo che mi hai dato anche le briglie di Stellina, alla fine l'ho soltato pure un po' da solo. Assolutamente. Cioè, Ho perché fatto poi anche una semigaloppata, quindi oh, da c'ho paura a andare, è stato un attimo. esatto. Poi le cose vengono da sole. Se tu crei un clima sereno dove non sfidi te stesso, non sfidi il mondo, non sfidi nessuno, ma vuoi sperimentare, vuoi provare in un ambiente che ti aiuta a sperimentare, no? Che sta lì al tuo servizio. E allora le cose vengono, funzionano. Da noi i genitori dei ragazzi ci dicevano: qui fanno delle cose che non fanno da nessun'altra parte. Come mai? Semplicemente perché da nessun'altra parte sono considerati esseri umani. Vero. Sono considerati disabili, handicappati, no? Per non usare altri termini magari più Poi offensivi. spieghiamo il termine, che in realtà non c'entra niente con quello che viene elargito oggi. Però, visto che sull'handicap ne Nelle parliamo, esatto, voi Nelle vedete grandi di suspense. la pillola di riflessione che vi proponiamo. Più che Quindi pillola, perché la pillola potrebbe essere anche presa per momento. io direi pensieri, infatti ho pensato di dare questo titolo, pensieri di inclusione, Pensieri di inclusione. Va che non è benissimo. male, no? Ti piace? Sì. Ok, no, tutto in diretta sta avvenendo, ragazzi. Bellissimo. E quindi Siria, che è questa cavallina cieca, totalmente cieca, ha imparato a portare a cavallo, portare sulla schiena i cavalieri e fare passo, trotto e galoppo. Il galoppo è l'unica andatura che abbiamo sempre, e veniva in passeggiata con gli altri cavalli, veniva in passeggiata da sola, faceva il lavoro in sezione con i cavalli dentro il maneggio, lavorava anche da sola, cioè faceva tutto quello che fa un cavallo normalmente. Pur essendo completamente cieca, il problema è che l'addestramento di Siria ci ha ancora di più potenziato le capacità addestrative che noi avevamo, perché il cavallo si addestra principalmente col canale visivo, mentre lei, non potendo vedere, abbiamo dovuto sostituire a quello il canale uditivo. E siamo riusciti con i rumori, la posizione della frusta, il sibilo della frusta, la frusta era soltanto La frusta non l'ha mai usata, Mauro, da No, quello che ho visto io. no, E un stimoli. periodo lo vedevo quasi tutti i giorni, quindi posso assicurare che non l'ha mai usata. La frusta d'addestramento non si usa sull'animale, Esatto. si usa per dialogare con l'animale, perché provoca suoni, lo schiocco, il sibilo, eccetera, che sono messaggi precisi, no? È come la voce Esatto. è eccitante, è fischiare o parlare con un tono basso è rilassante. Quindi è come usavamo i versi fatti con la bocca, usavamo i suoni fatti con la frusta d'addestramento, che è una frusta particolare, ma assolutamente il cavallo non va mai aggredito, mai frustato. Non abbiamo mai usato gli speroni, soltanto per quelli che gli allievi molto bravi per la posizione del piede, gli abbiamo dato gli speroni a goccia morbidi, era soltanto il freddo la sensazione che poteva avere il cavallo era il freddo del metallo, ma mai, mai la puncicata o il fastidio dello sperone sul costato. Questo era Assolutamente. assolutamente inutile, perché con i cavalli noi insegnavamo a dialogare e non. grazie. Mamma, sì. Ah, no, è Benito. Ciao, Benito. E Il no. nostro grande Benito, un'istituzione locale, ragazzi. Mica, Benito, e punta al mica dito. ca, qualcuno diceva. Ciao, Benito, il mio compare. Dicevamo quindi che noi insegnavamo a dialogare con l'animale, cioè Esatto. l'animale, e quindi lui ci diceva delle cose a modo suo e noi gli chiedevamo delle cose a modo suo, il più possibile a modo suo, perché se le avessimo chieste a modo nostro, poi lo vedete in tutti i maneggi, sono frustate, sono speronate, sono forme di aggressività, e quindi coercizione. Invece D'altronde le passeggiate con i cani
Altra perla, diciamo, quella è veramente una perla di quelle, era una perla veramente di quelle fighe che Rieti, diciamo che si può permettere di avere dei territori molto, 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 molto verdi di natura, eccetera. E Mauro è una persona che, avendo fatto diversi sport, si poteva, tra virgolette, permettere di portare i ragazzi in giro con le passeggiate con i cani, oppure di fare anche delle arrampicate, facevi durante l'estate, giusto? Facevamo montagna, diciamo, montagna escursionismo e montagna estiva, con anche arrampicata su roccia, per chi ovviamente ne aveva le possibilità, ma anche gite in bicicletta, cicloturismo, facevamo tante attività. E Esatto. molte, per esempio, andavamo a in Ogni bicicletta tanto si fino mangiava anche, ragazzi, a... No, tranquilli, no, perché stavo quello, pure quello. è doveroso. Si andava in bicicletta da Chieti al lago di Piedilupo, che Bella, sono bel pezzetto, una devo quarantina dire. di chilometri, di Bel 40, pezzetto. e poi lì si prendevano i pedalò, si giocava sul lago, poi si riprendeva, si mangiava, ci si riposava, si ripartiva e la sera si tornava Morti. stanchi ma veramente contenti. Cioè, la felicità che leggevi negli occhi di queste persone, considerando sempre gruppi integrati, cioè mai solo disabili, mai solo bambini, mai solo, cioè tutti insieme, gruppi eterogenei, sono quelli più ricchi, con i quali, se sai gestire le dinamiche di gruppo, ottieni dei risultati mostruosamente, veramente impressionanti, Assolutamente sì. in positivo. Quindi le passeggiate con i cani erano escursionismo, andavamo su verso la cappelletta di Francesca, insomma, belle escursioni anche impegnative, e la cosa simpatica è che ogni tanto i cani, che non erano poi così allenati e abituati a fare escursionismo, si buttavano per terra. Dicevo, non ce Oh, la faccio più. e quindi, se l'avesse fatto qualcuno dei ragazzi, "Sto stanco, fermiamoci", sarebbe stato deriso da tutti, sarebbe stato preso in giro, sarebbe stato fatto soggetto. Ma dato che era il cane stanco, tutti erano d'accordo: facciamo riposare il Sì, ma cane, ti perché erano ricordi tutti un quella po' volta che stanchi. c'era un ragazzetto, non mi ricordo quale, come si chiamasse questo ragazzo, che a un certo punto disse: "Ma il cane che è stanco, lo vedi?" Esattamente, esattamente. Mi fece morire. Era un input che dava al gruppo per dire: "Ci riposiamo, regà, però non sono io che mi voglio È riposare, il lui. cane". E all'inizio tutti: sì, guarda quanto è stanca", sì, perché avevano tutti bisogno di riposarsi, gli davano l'acqua, gli davano le coccole e stavano lì. "Ma guarda, aspettiamo ancora un po' perché è ancora stanca". Quando loro si erano riposati, prendevano i cani e si ripartiva, perché poi il cane ci metteva poco a recuperare, insomma, il tempo del recupero del cane è sicuramente Più più rapido. rapido di quello dell'umano. E quindi c'erano queste dinamiche veramente interessanti che noi assecondavamo e anzi stimolavamo, proprio perché valorizzavamo il rispetto dell'animale, d'accordo? E lì c'era un grande rispetto verso gli animali, e proprio per l'empatia con l'animale che si maturava, c'era anche un'empatia umana. Cioè, quindi c'era un grande rispetto fra di loro, fra Esatto. di noi tutti. Innanzitutto i tecnici erano sempre in situazione, erano dei modelli, e noi, per esempio, chiedevamo le cose anche a quelli, ai bambini che avevano dei problemi comportamentali e relazionali, abituati a chiedere, a ordinare, no? E quindi, perché loro subivano ordini e quindi ordinavano anche loro, e noi chiedevamo le cose per cortesia. Quando veniva fatta, ringraziavamo, e dopo un pochino anche questi: "Che per cortesia mi faresti, che ti va di grazie". Questo ti fa capire l'esempio, vi fa capire, ragazzi, l'esempio è il motore di tutto in realtà. Mauro, piccola domanda su Siria. A parte che Siria era di un'intelligenza veramente stratosferica, ma quando che io arrivavo, non lo so come faceste, probabilmente l'odore, però quando io arrivavo lo capiva subito, perché mi si avvicinava subito, vicino alla porta simile all'esterna, si avvicinava subito. Infatti era una delle prime cavalline che vedevo perentoriamente. Quindi era, però aveva, Siria aveva stretto un legame molto speciale con una ragazza, se non mi ricordo male. Non mi ricordo il nome, perché io i nomi sono un po' una capra, però quella ragazzetta carina, castana, Biondina, che, eh? biondina, Sì. sì,
Castana Chiara. diciamo che quella ragazza, adesso non facciamo nomi, No, ovviamente ovviamente no. era un'allieva della scuola, senza problemi di disabilità, un'allieva, e lei è per la prima volta a cavalcavo sedia, perché Esatto. io avevo un peso che era eccessivo per la schiena di quella cavallina, quindi non me la sentivo di salire per addestrarla. E quindi la doma l'abbiamo fatta, diciamo, la doma a terra, che è più che la doma, era, sì, diciamo, era un insegnamento. Gli abbiamo insegnato a portare la sella, gli abbiamo insegnato tutta una serie di cose. Poi, quando abbiamo dovuto mettere il peso sopra, ho chiesto a questa bambina, che allora era poco più che una bambina, di montare lei. Lei ci ha avuto il coraggio di farla, perché non potevamo sapere le reazioni, poteva fare qualsiasi cosa alla cavalla, no? Con il peso, sgroppare o smontonare. E invece Siria, niente, ha accettato il peso, sempre seguendo l'udito e l'olfatto, perché quelli erano i canali sui quali l'avevamo addestrata ed erano quelli che lei aveva molto sviluppati non avendo la vista. Quindi è chiaro che quando sentiva avvicinarsi qualcuno, sentiva anche l'odore, poi andava lì a cercare coccole, perché sapeva che era una Era una persona amica. coccolona. Esatto. E quindi questa bambina, che ormai è una studentessa dell'università, molto in gamba, Esatto. di fatto lei ha addestrato a sella una Siria, cioè, quindi è lei che l'ha, seguendo le nostre indicazioni, e abbiamo avuto una sequenza ancora fotografica che documenta tutti questi momenti in cui Magari c'era. la faremo vedere in una delle puntate di È Pensieri di possibile, inclusione di Mauro nella sua rubrica, è magari li possibile. facciamo vedere, chissà. Però tutte queste cose qui per noi erano la norma, cioè noi non Esatto. stiamo parlando di cose speciali, erano cose normalissime, perché era Era quella la cosa più bella all'interno di quel luogo. Infatti esatto, io era il venivo nostro molto stile. volentieri perché c'era un'inclusività veramente pazzesca. Non ti sentivi fuori posto, non ti sentivi estraneo, ma a un certo punto sembrava che, tra virgolette, questo modo d'agire avesse contaminato, tra virgolette, in senso positivo e costruttivo, tutti i genitori, i figli, tutti quanti erano talmente coinvolti da questa realtà che infatti alla fine, quando che si è trattato di doverla eliminare, anche noi ci siamo battuti come abbiamo potuto, per non farla chiudere, però purtroppo non ha sortito effetto questa cosa. Avevamo una carrozza Esatto, bella quella pure. che era accessibile alle persone in carrozzina, in caso di Esatto. rotello. Avevamo un calessino con cui attaccavamo sia i cavalli che gli asini, ma anche alla carrozza, in pariglia, eccetera. E quella carrozza l'abbiamo portata durante una manifestazione dove i genitori e noi abbiamo fatto in piazza, col sostegno di tante persone di Rieti che non facevano parte del nostro gruppo, ma che solidarizzavano, perché gli sembrava una grandissima ingiustizia. Ma la politica, poi, specialmente quando ci sono interessi personali del sindaco, il servizio deve andare a suo cognato, e va tolto a me e va dato al suo cognato. Quindi è chiaro che a quel punto la battaglia è persa. Hanno addirittura fatto un finto bando su misura per il cognato del sindaco. Io ho fatto una denuncia in procura. L'hanno ritirato il bando. Si ritira un bando pubblicato solo se è illegale. Lo hanno ritirato, però poi avendo loro in mano i cordoni della borsa, li hanno chiusi. E pensate che l'assessore, io l'ho denunciata con l'avvocato per distrazione di denaro pubblico, perché si è inventata, ha preso i nostri genitori e ha detto: ma noi a questo punto, invece di dare i soldi all'associazione, li diamo a voi e ci fate quello che vi pare. Quindi proprio contro tutte le normative di legge attuali, Ai che famosi voucher. sì, i famosi voucher, quindi contro, Capirai? no, che sono per la deframmentazione dei servizi, per il coordinamento dei servizi della rete integrata dei servizi sociosanitari. Questa ha proposto la disintegrazione della rete, quindi dicendo: ci comprate quello che volete, capito? Quindi, di fronte a questa cosa, un giudice di Rieti ha ritenuto che la distrazione di denaro pubblico fatta da un assessore non fosse reato. Il ricorso al TAR sarebbe costato 5.000 euro all'epoca, e il mio avvocato, con le mani nei capelli, fa: che facciamo? Io 5.000 euro non ce l'ho, mi dispiace, ma il discorso di prima. Chiudiamo l'attività. Abbiamo cercato per 2 anni di portarla avanti con grandissimi
sacrificio, grandissima sofferenza. Piano piano abbiamo smaltito, piano piano, gradualmente ridotto il numero di animali che avevamo. E a te ha pianto il cuore ogni volta. Esatto. E quando sono andati via i cavalli e gli asini, ho pianto per 3 giorni. Vabbè, E chiudiamo qui, altrimenti pianti pure oggi. sì. Allora, chiudiamo qui. Anche perché io lo so quando eri legato a dei cavalli. Whisky poi era spettacolare, era bellissimo whisky. Whisky, Per dirne un altro, ma c'era Apollo, c'era Manolo, Paolo, cioè dei Manolo, cavalli secondo eccezionali. Magari lo facciamo un video dove facciamo vedere le possiamo foto avere le attività che facevamo. delle attività. Oh, ciao Genova! Ecco, lui è un altro combattente. Mauro, lui si occupa dei bambini con disabilità, è un pompiere e si occupa appunto a Genova di cercare, diciamo, di lottare per rendere Genova Genova inclusiva. inclusiva. E quindi si occupa prevalentemente dei bambini con disabilità. Lo salutiamo. Mettete like alla pagina di... Mettete like alla pagina, seguitela e tutto il resto perché veramente merita. Magari poi Genova, che in realtà ti chiami Marco, vienimi a trovare. Ok, io direi che possiamo concludere qui la nostra presentazione della tua rubrica, Mauro. Sì. Magari poi con Marco vi potreste anche mettere in contatto per interfacciarvi sulle varie forme di attivismo per realizzare anche un gemellaggio, tra virgolette, costruttivo Io per fare delle cose. chiuderei con un concetto Sì, chiudi col fondamentale, concetto. Tanto ti avrei che chiesto il messaggio, quindi. non cambieremo mai nulla se continueremo a parlare di persone con disabilità e pensarle che abbiano la necessità del nostro aiuto. D'accordo? Cioè, quindi tutti noi siamo abili e disabili nello stesso momento. Esatto. Abbiamo delle abilità e delle disabilità. Ognuno di noi ha delle caratteristiche. Per quale Esatto. motivo tra di noi che non abbiamo etichette andiamo a cercare di risolvere un problema cercando le soluzioni all'interno del gruppo sociale, mentre per le persone che hanno l'etichetta di disabilità devono essere fatti percorsi altri percorsi strani, percorsi paralleli? Allora basta, chiudiamo i percorsi paralleli. Facciamo in modo che le persone con disabilità possano vivere la loro vita insieme agli altri, dando a loro semplicemente gli strumenti per diventare autonomi, per crescere, per diventare indipendenti, per avere una qualità di vita buona e anche costruirsi un lavoro, costruirsi una famiglia, costruirsi un futuro, cosa che a oggi è tassativamente negata. Assolutamente sì. Ok, vi ringrazio. Qualcuno diceva, Mauro, non dare tutti i giorni un pesce a qualcuno, insegnagli a pescare. E vale la stessa cosa per gli strumenti altri. Io direi che possiamo concludere qui. Ripeto, i video di Mauro da martedì prossimo andranno sul mio canale Facebook, sul mio canale TikTok e sul mio canale YouTube. Quindi YouTube. E la pagina di Facebook, guardatela, ma guardate anche il canale di YouTube di TikTok, Grande Doc da Detto Genova. Grande, grazie Marco. Avremo modo Allora, di confrontarci. sì, assolutamente. Quindi mi raccomando, seguite la pagina guardate il video di oggi. Assolutamente sì, Marco. Appena chiuso lo guardo subito. Allora, seguite il dottor Mauro Rizzetto all'interno della rubrica Pensieri di Inclusione, dove lui cercherà di spiegarvi tutto quello che concerne il mondo, tra virgolette, della disabilità, dell'inclusività, eccetera, eccetera. Seguiteci su Twitch e TikTok, dove appunto TikTok sarà uno dei canali dove martedì, un martedì sì o martedì no, pubblicherò i video di Mauro. Seguiteci anche su YouTube, su Instagram e su Facebook, ripeto, su gran parte dei canali cercherò di postare sempre i video di Mauro. Mi raccomando, cercate di trovare le armi per lottare, perché nessuno meglio di voi vi può tutelare. Un bacione a tutti e ciao, grazie mille Mauro. Ciao a tutti, grazie.